Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. E se sei schiavo di questi recuperi in verticale, guarda il video fino alla fine e scopriamo il perché subito dopo l'intro. Benvenuti in questo nuovo video e se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. E in questo canale troverai settimanalmente dei contenuti inerenti al mondo della verticale e al verticalismo. Quindi se non sei ancora iscritto, lascia un bel like a questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornato settimanalmente sui nuovi contenuti che usciranno. Come abbiamo visto all'inizio del video, c'erano tante tecniche di recupero mixate l'una con l'altra per evitare la caduta nella verticale. Infatti sono già molte le tecniche conosciute per recuperare una caduta dalla verticale. E oggi appunto voglio portarti in analisi le tecniche più conosciute e metterle a confronto con un'altra tipologia di recupero. E appunto voglio stimolarti un ragionamento e un confronto tra queste due tipologie. Le principali tipologie di recupero che si vedono nella verticale principalmente sono lo spostamento delle spalle e lo spostamento delle gambe. Ad esempio, se sto cadendo dalla parte della pancia, si tende a scivolare con le spalle in avanti. Quindi questa tipologia di movimento per andare a recuperare una verticale che cade dalla parte della pancia. Oppure nel momento di una caduta dalla parte della schiena si vanno a carpiare le gambe. Si tende a richiamare le gambe per non continuare la caduta dalla parte della schiena. Oppure una terza tipologia di recupero è quella di spostare le spalle dalla parte della pancia in modo da formare un arco. Da qui sto cadendo dalla parte della schiena, porto le spalle dalla parte della pancia per poi recuperarla. Queste tre tipologie di recupero sì, sono validi, però portati nel lungo termine e soprattutto automatizzando questa tipologia di schema non gioverà affatto alla tecnica. Questo perché andremo a spostare sempre varie parti del corpo che non ci permetteranno mai di ricercare il corretto allineamento. Di conseguenza, quando siamo abituati a tutti questi compensi, andremo a seguire una verticale dove andremo sempre alla ricerca di queste tipologie di compensi. Piegare le braccia, spostare le spalle, carpiare le gambe e quindi avremo una verticale instabile, anche se abbiamo un buon equilibrio, non riusciamo a raggiungere una buona forma e soprattutto non riusciamo a raggiungere un'ottima stabilità. Quindi questo significa che sono tipologie di recuperi che vanno bene per quando dobbiamo fare un recupero eccessivo, ma non lo dobbiamo utilizzare per ogni minimo recupero. Quando dobbiamo recuperare una verticale dobbiamo pensare alle attivazioni in modo tale che dal polso fino al torace il corpo deve rimanere sempre immobile e al massimo è la parte alta che recupera. Ad esempio, quando cadrò dalla parte della schiena, non andrò a spostare le spalle verso l'esterno come se fosse un hollow back, ma cercherò di mantenere la spalla in linea con il polso e da qui il torace sempre in elevazione e il bacino andrà a seguire la retroversione per recuperare le gambe. Se il peso è sempre sbilanciato dalla parte della schiena, ma lo possiamo controllare con le dita e soprattutto le spalle sono bloccate sempre nello stesso punto, perché nel momento in cui vado a perdere già la spinta di spalle il torace perderà il proprio posizionamento e le spalle scivoleranno in avanti. Da qui in elevazione vado a perdere la spinta di spalle e di qua iniziano tutti i compensi.
Come hai visto, se non mantengo tutte le attivazioni, posso recuperare con le spalle, ma diventa davvero una limitazione. Di conseguenza io devo pensare tutte le attivazioni, soprattutto della parte inferiore del corpo, in questo caso intendo spinta spalle e posizionamento del torace, andare a recuperare la parte alta del corpo, ovvero bacino e gambe, diventa molto più semplice. Questo per quanto riguarda la caduta dalla parte della schiena. Per quanto riguarda invece le cadute dalla parte della pancia, non dobbiamo pensare di scivolare con le spalle in avanti, ma già dall'inizio dobbiamo cercare di mantenere il peso sempre dalla parte della schiena, in modo tale che con le dita riusciamo a gestire l'equilibrio. Casomai dovesse succedere che cadiamo comunque dalla parte della pancia, in questo caso, piuttosto che scivolare tanto con le spalle in avanti, che ci permetterà di eseguire uno sbilanciamento eccessivo, andremo a piegare leggermente le braccia. Da qui, se sto cadendo dalla parte della pancia, piego leggermente i gomiti. Non devo andare in avanti con le spalle perché diventa più complicato. Questa è una tipologia di recupero che dobbiamo eseguire in extremis. Dobbiamo mantenere invece sempre il peso dalla parte della schiena e riuscirlo a controllare con le varie attivazioni. Di conseguenza non avremo tante problematiche nella discesa di pancia, a meno che non vogliamo scendere, oppure uno slancio che è andato male. E per farti un riassunto di tutto, anziché utilizzare le tipologie di recuperi con lo spostamento delle spalle o spostamento delle gambe o tutte quelle tipologie che abbiamo visto, cerca di concentrarti sulle varie attivazioni, in modo tale che riesci ad avere una verticale molto più stabile e molto più controllata. Anziché recuperare quindi in questo modo, andrai a recuperare tutti gli sbilanciamenti attivando correttamente e posizionando correttamente ogni parte del corpo. Se riesci a attivare ogni parte del corpo isolandola, non avrai problematiche con i recuperi, perché saprai esattamente che cosa muovere in qualsiasi momento. Spero che questo video ti sia stato utile per iniziare a capire come solidificare la tua verticale ed evitare tutti i compensi, e io ti aspetto a lezione all'Online Stand Academy. Troverai il link giù in descrizione, dove potrai prenotare la tua lezione privata o di classe. E se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like, un bel commento e iscriviti al canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. E noi ci vediamo a lezione e al prossimo video.